Ed eccoci qui nella nostra abitazione studio, siamo relegati come giusto che sia, d'altronde in situazioni drammatiche bisogna sottostare a certe cose. Come vedete, queste sono opere, questa è la mia ultima opera in cui c'è un cerchio metallico che racchiude una realtà, che racchiude una visione onirica, una visione immaginifica, tra cui c'è anche il dato reale, dato da queste diciamo, fluorescenze, il colore la fa da padrona, il segno è calligrafico, preciso in testo. Ecco, andiamo così, vediamo. Questo è un mio quadro degli anni 70, questo si sa come. E mia moglie, il mio periodo, questa è mia figlia, immersa in questo mare di panneggi. Quando studiavo il panneggio, studiavo, avevo voglia di fare una ricerca che mi potesse consentire poi di andare oltre, anche tramite la morbidezza. Questo invece è una grossa opera che feci per il 150° dell'Unità d'Italia, in cui al centro si vede una bandiera che raffigura l'Italia con questo perno, questo che diventa il perno importante della nascita della nostra patria. Queste invece sono opere, questo va intorno al periodo quando diciamo, stavo appena uscito dall'Accademia, si vede qui amavo i surrealisti perché è proprio una visione fra Tanguy, Max Ernst, eccetera. Questo invece è un omaggio al nudo, no? In cui viene fatto un contrasto col dato tecnologico e quello praticamente spezzettato per dare una visione come si vedeva, poteva vedere un'immagine femminile ai mass media. Questo è più che altro spaziale, in cui c'erano dei segmenti in cui c'è una dicitura che io mettevo anche le lettere ars in latino. Questo è, diciamo così, è una sintesi di quello che uno durante il giorno fa, fra computer, leggere, dipingere, la giornata passa piacevolmente.